Buongiorno a tutti i telespettatori di Class NBC e bentornati a CFD Trading, il programma di approfondimento di Class che si occupa di Contract for Difference. Quest'oggi nella prima parte del nostro programma sentiremo Vincenzo Longo, analista di IG dalla sede operativa di Milano. Ci parlerà un po' di questa attesa febbrile sui mercati finanziari per quello che sarà il successore o la continuazione del presidente degli Stati Uniti d'America. Ma prima volevo salutare il nostro graditissimo ospite in studio. Abbiamo Andrea Martella di IG. Prego Andrea. Buongiorno, come stai? Buongiorno. Andrea? Bene, bene. Accomodati pure Andrea. Di cosa parleremo noi invece nella seconda parte del programma? Allora, avremo un bel pattern di prezzo, abbiamo portato, si chiama IDNR4. Ah, approfondiremo fra pochissimo. Ma prima Vincenzo Longo, buongiorno, come stai Vincenzo? Buongiorno, tutto bene, grazie. Allora Vincenzo, come detto i mercati sono un po' in attesa per quello che sarà l'esito delle presidenziali americane. Come giudichi l'attesa tu, Vincenzo? Ma tutto sommato la reazione in borsa questa mattina sembra essere appunto un po' diciamo eccessiva. Quello che sta pesando sugli investitori probabilmente è l'incertezza legato all'esito di questo voto, che vede i due candidati, Obama e Romney, particolarmente vicini nei sondaggi. Il mercato non predilige questa situazione di incertezza, che potrebbe portare poi ad avere la maggioranza in una Camera piuttosto che in un'altra, o comunque due maggioranze diverse. Quindi questo è lo scenario che bisogna evitare e che i mercati sicuramente non vogliono. Senti, Vincenzo, cosa succederà nel qual caso sia proprio questo scenario a uscire dalle urne? La situazione che si delinea sarà poi tutte le riforme o le manovre che il Presidente si troverà appunto ad attuare saranno ostacolate in maniera preponderante dal Congresso, e quindi difficoltà nell'attuazione della politica economica, sociale, quindi della politica in tutte le sue sfere. Incertezza dunque, Vincenzo? Esattamente, esattamente. Che si traduce come sui mercati? Alta volatilità? Assolutamente sì, ma la mancanza di un'attuazione di un piano chiaro, come quelli che sono stati delineati proprio nelle ultime settimane dai due candidati alla presidenza, potrebbe quindi portare poi a scombinare le carte in tavola, e quindi non ci sarà più una più precisa su come potrebbero muoversi le asset class a seguito dell'elezione dell'uno o dell'altro presidente. Vincenzo, sì. Obama o Romney, chi vince? Ma attualmente il mercato sembra un po' puntare ancora su Obama, nonostante il margine di vittoria si sia ridotto nel corso delle ultime settimane. Obama resterebbe al momento anche tra i sondaggi il favorito. Senti, per quanto riguarda invece sui mercati, abbiamo visto una certa pesantezza, nel particolare mi sto riferendo al mercato italiano, settore finanziario un po' traballante. Lo giustifichiamo proprio per l'attesa dell'esito delle presidenziali, oppure c'è qualcos'altro, Vincenzo? Ma diciamo che il settore finanziario rimane un po' quello soggetto a volatilità. In questo momento c'è anche qualche voce, diciamo, su quello che sarà il tema Grecia questa settimana. Ricordiamo che Samaras presenterà al Parlamento tutte le misure che sono state raggiunte con la Troica nelle scorse settimane, e sarà necessario quindi il voto. Sembra essere un po' un passaggio critico in vista del 12 novembre, quando ci sarà l'Eurogruppo e quindi si verranno concessi o no gli aiuti alla Grecia, questa tranche di aiuti prevista appunto nel corso del salvataggio di marzo. Quindi questo sembra essere un po' il passaggio critico che sta mettendo particolare pressione al settore finanziario dell'area periferica dell'area euro, e quindi anche in Italia. Senti, abbiamo visto anche un euro-dollaro, o meglio, un dollaro in grande spolvero rispetto all'euro. Siamo attualmente a quota 1,27,94. Come mai, Vincenzo? Ma tendenzialmente il calo borsistico favorisce il biglietto verde, quindi quello che si sta verificando. Sarà importante vedere cosa accadrà nel primo pomeriggio, quando arriveranno gli investitori statunitensi sul mercato, e quindi sarà importante vedere se questo movimento del dollaro sarà accompagnato poi a quello che sarà il voto di domani negli Stati Uniti, o se è semplicemente appunto una correzione ancora
diciamo, dopo la lunga corsa che c'è stata nel corso degli ultimi mesi estivi, e quindi che porterebbe intorno a dei livelli, verosimilmente il supporto ora si colloca in area 1,2750, oltre questo livello la soglia successiva si collocherebbe direttamente su 1,2620. Quindi diciamo che i livelli ci sono ancora abbastanza lontani, quindi per il momento è dovuto solo ad una correzione del mercato, quindi che spinge giustamente l'apprezzamento del biglietto verde. Vedremo cosa accadrà nelle prime ore del pomeriggio quando arriveranno gli investitori statunitensi sul mercato. Vincenzo, sbilanciati, a tua scelta, vorrei sapere un mercato e un settore su cui puntare. A seguito della vittoria dell'uno e dell'altro candidato negli Stati Uniti? Anche no, anche più in generale. Da qui a fine anno un settore che potrebbe ancora regalare delle buone performance è quello bancario italiano, quindi su questo settore finanziario ci sono ancora delle buone marginalità di guadagno, arriveranno le trimestrali nel corso delle prossime settimane e quindi ci daranno un'indicazione sul tema, questo potrebbe essere un buon settore. E il mercato invece che magari non sia proprio quelli nostri soliti Europa-America, ma anche magari uscire un pochino dal seminato, insomma, con paesi emergenti o qualcosa del genere? Ma il settore che diciamo tendiamo a guardare positivamente sempre in un'ottica da qui ai prossimi 3 mesi fuori dall'euro potrebbe essere il settore tecnologico, con particolare attenzione però ad alcuni titoli all'interno di questo comparto che potrebbero avere una buona reazione, soprattutto se a seguito delle elezioni di domani ci dovesse essere una riconferma di Obama a capo della Casa Bianca. Ci sono alcuni titoli che potrebbero beneficiare e avere un rally anche dell'ordine del 20% nel corso dei prossimi 3 mesi, ovvero fino all'insediamento di Obama alla Casa Bianca. Tipo quali? Diciamo che tra questi potrebbero essere visti di buon positivamente IBM, Google e Microsoft, che sono stati tra le principali aziende a sostenere la campagna elettorale dello stesso presidente afroamericano, quindi potrebbero essere quelli che beneficerebbero poi di un'eventuale elezione di Obama alla Casa Bianca. Per quanto riguarda altri settori interessanti, è il comparto auto, che ormai circolano voci ed è noto che Obama è pro settore auto, e quindi questo rimane un settore abbastanza positivo, anche questo potrebbe regalare delle buone performance. Va bene, grazie mille Vincenzo Longo dalla sala operativa di Milano DG, è stato un piacere averti come ospite, grazie mille Vincenzo, alla prossima. Grazie a voi. Bene, stiamo per entrare nella pausa pubblicitaria, siamo sempre in compagnia di Andrea Martella che ci parlerà, ricordami di quale pattern? Di DRN4. Magari dopo lo specifichiamo meglio, a fra pochissimo. Allora, bentornati a tutti, siamo nella seconda parte del nostro CFD Trading, oggi parliamo di pattern nello specifico, ripetimelo perché mi sfugge sempre. IDRN4. Che cos'è? È un pattern, quindi è una figura che troviamo all'interno dei grafici, per la precisione all'interno dei grafici con candele giapponesi oppure con il grafico a barre. Ed è un grafico che ci dà la possibilità di andare a trovare questa particolare figura. IDNR4 sta per Inside Day Narrow Range, cioè... Allora, noi ce l'abbiamo qua, spiegamelo bene così facendomelo vedere, vieni pure, perfetto. Alzati. Allora, Inside Day Narrow Range, cioè abbiamo questa candela che è innanzitutto la candela più piccola delle quattro precedenti, cioè la candela più piccola rispetto a queste quattro candele. Ok. Dopodiché è all'interno della candela precedente, quindi Inside Day all'interno di questa candela. Ok. E più piccola rispetto alle quattro precedenti. E questo cosa mi dovrebbe portare a capire? Perfetto, allora abbiamo una diminuzione di volatilità, sì? Perché la giornata di trading si è andata a restringere di giorno in giorno, quindi sì? Il range dei prezzi si è andata a restringere di giorno in giorno, a un certo punto la volatilità esplode, ed esplode proprio con le DNR4. Quindi ci aspettiamo che il mercato salga o scenda all'improvviso, ma non sappiamo in che modo si muoverà. Quindi allora, non sappiamo se salirà o scenderà. Un attimino in studio, eccolo qua. Questa è la candela, dovrebbe uscire il movimento con la candela successiva, esatto. Giusto? Nel particolare in questo caso è uscito al di sopra. Noi inseriremo un ordine di acquisto al di sopra del massimo del nostro pattern, sì? E un ordine di vendita al di sotto
del minimo del nostro pattern. A questo punto avremo due ordini, uno di acquisto e uno di vendita. Ma io vorrei capire come mai ordine d'acquisto e non in vendita invece? In questo caso... Tu mi dici perché sono le quattro precedenti sono negative, perciò no, 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 ci no. si aspetta... In questo caso noi attendiamo un'esplosione di volatilità, non sappiamo dove. Quindi alla rottura dei massimi, quindi dell'IDNR4, andiamo a comprare. Invece alla rottura di minimi andiamo a vendere. In questo caso... Attendiamo dunque per vedere dove esce la candela. Certamente. E poi ci muoviamo. Mettiamo proprio un ordine di acquisto a un livello prestabilito, che è il massimo della candela. In questo caso entriamo, sì, il mercato effettivamente sale, e mettiamo il nostro take profit, quindi il nostro limite, esattamente dove lo vedete a video, e cioè prendiamo come grandezza proprio la grandezza, l'altezza della nostra candela, del cioè, nostro IDNR4. Questa qua la trasferiamo qua? Esatto. E poniamo lì il nostro target. Ho capito. E funziona? Funziona molto bene ed è una candela che funziona sia nei grafici giornalieri, come in questo caso, questo è il grafico dell'euro-dollaro, quindi è un grafico giornaliero dell'euro-dollaro, sia nel caso dei grafici invece con time frame molto più bassi, anche a 5 minuti, 10 minuti. Senti, facciamo un altro esempio? Prendiamo, sì, allora, prendiamo, possiamo prendere qualsiasi tipo di esempio. Sulle vediamo valute? Qua sotto che il grafico ci segnala proprio... dove si è formato l'IDNR4, no? Quindi okay, abbiamo un indicatore che ci segnala il momento in cui l'IDNR4 sì, viene però formato. Però adesso no? siamo ex post, esatto, non vorrei incorrere nel problema di fare l'analista del giorno dopo. Effettivamente questo è un segnale che non possiamo più utilizzare, è successo il 29, siamo già entrati e siamo già usciti. Andiamo invece a scegliere un mercato sul quale questo pattern si sta verificando. Ah guarda, io ho preso valute... dollaro australiano contro dollaro canadese, che è questo qua che abbiamo. Esatto. Fammi capire, questo inizio di costruzione vuol dire che ci potrebbe essere un IDNR4 in avvicinamento? Perfetto, questo proprio è un IDNR4. Effettivamente tutte le candele quando nascono, quindi questo è un grafico a 10 minuti, quindi è appena partita la candela, tutte le candele quando nascono sono di IDNR4 perché sono molto piccole, okay, e generalmente sono anche all'interno della candela precedente. Okay. Quindi appena finisce questa candela, appena finisce il time frame, quindi appena scattano, in questo caso le 12, quindi appena scatta la nuova candela... Ah, purtroppo 6 minuti, temo che finirà okay, la nostra trasmissione, però sarebbe interessante... Se quella candela rimane IDNR4, allora possiamo operare e comprare sui massimi o vendere sul minimo. Questo che abbiamo utilizzato è proprio uno screener, cioè uno strumento che va a scandagliare i mercati, va alla ricerca di pattern di prezzo che si stanno verificando in questo momento. Ed è per questo che siamo andati proprio a prendere. Allora, andiamo a vedere un altro. Mercato. Vediamo se si sta formando un... cosa prendiamo? Euro-Canada? Sì. Anche, ecco, qua. Anche in questo caso abbiamo una candela molto più piccola. Quindi, se... Ma se io metto un 5 minuti? Proviamo. Proviamo in 5 minuti. Sì, se facciamo... dobbiamo prendere gestione pro screener, bisogna andare dentro lo screener, nella finestra di destra. Ah, questa gestione qua? Gestione pro screener, sì. Ok. Poi modifica. Modifica e dire giù in basso a destra 5 minuti e eccolo qua in basso okay, a sinistra 5 minuti e poi con valida pro screener con valida programma immagino sì, qua ok, ecco, abbiamo fatto un secondo di ritardo perché se l'avessimo fatto 10 secondi fa ci prendeva la candela che stava siamo terminando sfortunati. Esatto, esatto. È un ottimo pattern, funziona molto bene, comunque possiamo andarlo a verificare magari in una candela precedente. Lì abbiamo un pattern qua, che si è verificato. Sì. Qua. Eccolo qua. Esatto. Noi non sappiamo come si sarebbe mosso il mercato, in pratica andiamo a comprare allo sfondamento del minimo e andiamo a mettere il target più in basso. Lo stop loss invece è molto piccolo. Quindi dici rischio rendimento può risultare interessante come operazione. Assolutamente. Va bene, siamo quasi in chiusura, Andrea. Calendari, eventi, qualcosa che bolle in pentola? Certo, abbiamo un programma, il CFD Tour, ormai è all'ottava edizione, è il nostro tour in Italia dove andiamo a spiegare un po' alcune tecniche di trading, andiamo a fare un po' di trading live. E per questa edizione abbiamo pensato proprio di portare dei nuovi pattern, come questo che vi ho mostrato, e abbiamo voluto insomma portare una ricetta in più per i nostri clienti. Queste sono le date, evidentemente tra il 12 e il 16. Milano e Cagliari,
Immagino che comunque su un sito ci saranno tutte le indicazioni del caso? Assolutamente, cioè come arrivare ovviamente in ogni luogo, e ci si può anche iscrivere all'evento, quindi basta inserire alcuni dati, basta andare nella sezione didattica e CFD Tour. Va bene, allora Andrea, siamo in chiusura di pera, qua stiamo vedendo il programma, prontamente il nostro regista, analisi dei mercati, focus sull'apertura di Wall Street, presentazione dei migliori pattern di prezzo, che è una strategia di trading con i pattern, sfruttare le potenzialità degli screener e dei grafici avanzati, suppongo sia quello che abbiamo visto adesso. E questo è il CD dove abbiamo voluto salvare tutti i pattern di prezzo, perché questi pattern sono pattern particolari che vanno inseriti manualmente all'interno delle piattaforme di trading, non sono indicatori che esistono su tutte le piattaforme di trading, quindi vanno inseriti manualmente. Li abbiamo raccolti all'interno di questo CD, dove abbiamo voluto anche inserire della didattica, quindi delle lezioni di trading, dei video. Immagino che lo darete a... Assolutamente, tutti coloro che potranno venire potranno anche al CFD Tour. No. Gratis, immagino. Ah sì, certamente, gratuito. Allora, Andrea Martella, ti ringrazio per essere stato qui con noi. È come sempre un piacere averti come ospite. Io ringrazio i nostri telespettatori per la gentile attenzione. Io ricordo che fra pochissimo, mezzogiorno e 10, l'aggiornamento sulle valute e ora le dirette di Classi NBC. Grazie a tutti.